confermati. La scuola di Sant'Eusebio non riaprirà a settembre, alunni trasferiti a novembre. Pioggia di polemiche sul nuovo calendario di raccolta del secco, bidoni svuotati ogni due mesi. E sulla raccolta del secco il sindaco Morena Martini avverte, serve un cambiamento di abitudini. Ancora segnalazioni sull'ULS 7, ecografia rinviata per mancanza di personale al San Bassiano. Pensioni, fisco e lavoro. Ad un mese dal voto, ecco cosa chiedono i bassanesi per il prossimo governo. Chiusa e rotta la giostrina inclusiva del Parco Ragazzi del 99, uno schiaffo al sogno di Beatrice. A 200 anni dalla morte del Canova arriva a Marostica una conferenza del luminare Guderzo. Esplode l'orgoglio di Mussolente per il giovanissimo Renato Favero, campione del mondo di ciclismo. Festa grande a San Giorgio in Bosco, Villa Bembo torna al centro della vita del paese. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Apriamo il nostro telegiornale questa sera con delle brutte notizie per la scuola di Sant'Eusebio e per tutto il quartiere, perché la scuola Gabelli non sarà pronta per il 12 settembre. I bambini quindi inizieranno l'anno scolastico nella sede di Viale dei Martiri. Il trasloco avverrà a fine ottobre. Niente da fare, gli scolari di Sant'Eusebio non torneranno nella loro scuola all'inizio dell'anno scolastico. Il 12 settembre infatti si presenteranno astucci, diarie, merendine d'ordinanza ancora nel plesso temporaneo di Viale dei Martiri e solo in seguito verranno trasferiti con l'ennesimo salto carpiato nell'istituto che è ancora un cantiere aperto. La scuola riaprirà quindi ufficialmente i battenti ai primi di novembre, con buona pace di chi la voleva vedere operativa a settembre e di chi aveva promesso, anzi giurato, che tutto si sarebbe incastrato alla perfezione. La decisione è arrivata nelle scorse ore in seguito a un incontro fra l'amministrazione di Elena Pavan, la dirigente dell'istituto comprensivo Anna Rita Marchetti, le referenti di plesso e un rappresentante del quartiere. Con la preside, con le responsabili del plesso, abbiamo pensato che i bambini è giusto che vadano dentro quando tutto è terminato, che non ci sia nessun tipo di pericolo per loro, anche perché i bambini lavorano scolasticamente parlando all'interno e anche all'esterno. Per il trasloco daranno una mano anche le famiglie, a questo punto talmente esasperate dalla situazione da essere pronte a trascorrere il Ponte dei Santi e dei Morti in tutta da lavoro e guanti da cantiere per risolvere la faccenda una volta per tutte. Si è trovata questa finestra che è a fine ottobre dove c'è il Ponte dei Santi e così un po' con l'aiuto del comune, un po' la dirigenza scolastica, con l'aiuto un po' di tutti, dei genitori, riusciremo a fare il trasloco in quei 4-5 giorni. Il ritardo è dovuto, secondo l'assessore Zonta, a una serie di cause che si sono sommate. Non nascondiamo che qualche problematica all'interno di questi mesi c'è stata, ma soprattutto dovuta alla condizione dell'edilizia in questo momento e al reperimento dei materiali. L'azienda ha anche lavorato, sta lavorando seriamente, il cantiere sarà terminato per quanto riguarda l'edificio entro l'inizio della scuola, per cui entro il 10 settembre, poi c'è tutta la sistemazione esterna. Infuriano nel frattempo le polemiche politiche e cittadine sulla tempistica della scuola di Sant'Eusebio e sono molti a suggerire che se l'amministrazione di Elena Pavan avesse semplicemente preso in mano il pacchetto già varato dalla giunta precedente, i lavori sarebbero finiti da un pezzo. Pioggia di critiche sulla decisione di ETRA di diminuire la frequenza della raccolta del secco. Ogni due mesi per le utenze singole ed ogni mese e mezzo per una coppia. Se sei single, il rifiuto secco se ne va una volta ogni due mesi, mentre una coppia potrà contare su uno svuotamento ogni mese e mezzo, ovvero rispettivamente 60 e 45 giorni, che scendono a 10 svuotamenti del secco all'anno per famiglie di 3 elementi. Potranno contare su uno svuotamento al mese le famiglie di 4 elementi e su 14 svuotamenti all'anno quelle con 5 elementi o più. È questo il nuovo calendario della raccolta di rifiuti di ETRA che sta causando una levata di scudi in molti comuni serviti dalla Multi Utility. Questa in particolare riguarda Carmignano di Brenta, Cartigliano, Fontaniva, Gazzo, Gran Torto, Mussolente, Nove, Pozzoleone, Rosà, San Pietro in Gù, Schiavon, Tezze sul Brenta e Villa del Conte. E sono tanti i cittadini di quest'area, a ridosso fra Pedemontana e Alta Padovana, che ci hanno contattato per presentare tutte le loro rimostranze e per dirci che già dal primo di settembre cambieranno molte cose nella gestione del pattume domestico.
Il numero di svuotamenti compresi in tariffa sino a fine anno sarà infatti ricalibrato così. Il singolo utente avrà a disposizione 2 svuotamenti gratuiti, che diventano 3 per una coppia e 4 per una famiglia di 3 persone. Idem per un nucleo di 4 persone e una famiglia di 5 elementi ne avrà 5. Fanno eccezione le famiglie con bambini con meno di 3 anni, anziani e disabili che abbiano già fatto richiesta a ETRA. Per tutti gli altri, ogni svuotamento eccedente verrà addebitato con un aumento in bolletta di 5 euro più IVA e imposte. Sono in tanti a non vedere di buon occhio questa rivoluzione, che secondo qualcuno non aiuterà affatto ad approfondire l'attenzione verso la differenziata. Anzi, dicono molti utenti, il nuovo assetto potrebbe convincere parecchie famiglie a disfarsi del secco in modo errato, come confermano le tantissime segnalazioni, anche di questi giorni, su sacchetti di pattume abbandonati nelle campagne e lontano da occhi indiscreti. Se così fosse, quest'autunno ci sarà una nuova primizia di stagione nei campi e nei fossi della pedemontana. Sì, la sportina del secco. La raccolta del secco rarefatta servirà per rendere più solida la cultura della differenziata. A dirlo è Morena Martini, sindaco di Rossano e presidente del consiglio di sorveglianza di ETRA. Sentite. Se i cittadini differenziano in modo adeguato la plastica, la carta e il resto, si accorgeranno che il secco diminuisce molto ed è questo l'obiettivo che anche ETRA e il bacino rifiuti vuole dare. Differenziare, differenziare e ancora differenziare. È questa la parola d'ordine di oggi e di domani, il mantra che ha portato ETRA a rendere più rarefatta la raccolta del secco, proprio per invogliare gli utenti a produrne meno possibile. Questo è una distribuzione più equa di servizi e tariffe. Nell'ottica di dare a tutti i comuni lo stesso servizio con le stesse tariffe, abbiamo iniziato anche questo tipo di razionalizzazione. In risposta ai tanti che sostengono che uno svuotamento del secco ogni 2 mesi o uno ogni mese e mezzo per una coppia sia troppo poco, il sindaco di Rossano Veneto spende un esempio che la riguarda da vicino. L'esempio che posso portare è quello della mia famiglia, una famiglia di 3 persone, ho diritto a 8 svuotamenti del secco all'anno, noi ne utilizziamo 5/6 all'anno, quindi non li utilizziamo neanche tutti. Perché? Perché puntiamo molto, così come devono puntare tutti i cittadini, ad una differenziata precisa e molto spinta. Nel mirino di ETRA c'è un vero cambiamento di mentalità e di abitudini che potrebbe non essere facile. L'obiettivo di ETRA da qua ai prossimi anni, posso già dirlo, è uno, ne parliamo sempre, cioè quello di far pagare in base a quello che viene smaltito. Questo è l'obiettivo principe. Per raggiungere questo obiettivo principe, cioè di far pagare i cittadini in base a quello che conferiscono, i passaggi sono diversi. Il primo è questo. Con pazienza stiamo lavorando per un ETRA migliore, per un ETRA a servizio dei cittadini, rendendoci conto che le tariffe, anche se quelle di ETRA sono fra le più basse d'Italia, pesano comunque molto nelle tasche dei nostri cittadini. Ed un'ecografia rinviata per mancanza di personale in radiologia al San Bassiano, ma anche l'organizzazione dei trasporti sanitari poco efficienti. Parliamo nel prossimo servizio di una vicenda di una coppia di anziani. La vicenda è quella di un anziano 83enne da 3 anni affetto da demenza senile. Dopo periodi di ricovero in casa di riposo e all'ospedale di Marostica, ora è assistito dalla moglie nella loro abitazione, ma ha bisogno di frequenti visite di controllo che richiedono l'imbarellamento da casa all'ospedale San Bassiano e viceversa. In questi giorni ne avrebbe 3, 26 agosto dal vulnologo, 1 settembre al servizio dietetico e poi un'ecografia per verificare il rigonfiamento di una mano. Le 3 visite non avrebbero potuto posticiparli di un po' di giorni e fare una uscita, diciamo un trasporto barellato, senza fare 3 visite e 3 trasporti barellati, perché pensi che scompenso che porta al paziente. Oltre alle difficoltà per il malato c'è tutta una rete di supporto che deve essere mobilitata, assistenti domiciliari, familiari e ovviamente l'ambulanza. All'iter ormai la signora è abituata, ma il suo ragionamento è semplice. Dobbiamo risparmiare per la sanità, dobbiamo e mandiamo fuori 3 autoambulanze per 3 visite diverse. Non finisce qui, perché l'ecografia alla mano è stata posticipata al 9 o all'11 settembre, non per sovraccarico di esami, ma per assenza del personale.
ma lei le sembra che sia una risposta da un reparto di radiologia che mi venga a dire che ha un medico in ferie e un altro che è Covid e che quindi vengono posticipato di 8-10 giorni? È vero che l'ospedale di Bassano era di serie B e resterà, ma andrà in serie Z, non in serie B, in serie Z finché andremo avanti in questa maniera. Carenze di organico, problemi organizzativi, disguidi riguardano la vicenda di questa coppia e la conclusione è amara. Mi sa che l'organizzazione dell'ospedale di Bassano fa acqua da tutte le parti. Per avere risposte, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. E situazioni come questa continuano a spingere i cittadini e noi a porre continue domande e in questo caso una le riassume tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi, ma allora chi tace acconsente? E sono passati solamente 4 anni e la giostrina inclusiva del Parco Ragazzi del 99, ricordiamo che era il sogno di Beatrice, è inutilizzabile. E questo ci fa fare una domanda. Perché? Sono passati 4 anni da quando è arrivata la giostrina inclusiva del Parco Ragazzi del 99, sogno di Beatrice trasformato in realtà dal lavoro di tante persone. Ora Beatrice non c'è più e la sua eredità, il suo sogno di un Bassano accessibile a tutti, ha perso un altro pezzo. Già, perché la giostra del Parco Ragazzi del 99 versa nella situazione che potete vedere in queste immagini. La rete del ponticello è rotta a brandelli, forse usurata o forse spezzata dalla mano di un vandalo che non sapeva di colpire un simbolo di inclusione. L'accesso alle parti laterali è bloccato da pesanti pannelli e ragnatele di nastro bicolore di plastica sventolano come bandierine di pericolo o di abbandono. Un vero peccato data l'importanza della struttura che era stata inaugurata nell'estate del 2018 e che aveva finalmente messo alla portata di tutti i bambini l'area giochi del parco. Chissà se è nell'agenda dell'amministrazione di Elena Pavana la sistemazione della giostra oppure se il futuro della struttura sia questo. Una porta chiusa in faccia che avrebbe invece bisogno di uno spazio per giocare, per sentirsi parte della comunità. Insomma, dalla giostra inclusiva al gioco degli esclusi. Manca un mese esatto alle elezioni, allora noi abbiamo chiesto ai bassanesi qual è la prima cosa che dovrebbe fare il nuovo governo. Sentite le loro risposte. Fra un mese si vota. Secondo lei qual è la prima cosa che dovrà fare il nuovo governo? Sicuramente aiutare più i giovani a uscire dagli studi e a immettersi più facilmente nel mondo del lavoro senza troppe difficoltà. Alzare le pensioni minime, perché è una vergogna che i parlamentari prendano gli stipendi da favola e chi ha lavorato 50 anni prende 800 euro di pensione, come me. Ecco, questa è la prima cosa che devono fare se vogliono avere ancora credibilità. Finire tutte le guerre che ci sono in atto. Quindi puntare sulla politica estera. Sì, non fare più armi per poi alimentare tutte le guerre che ci sono in giro. L'Italia in ginocchio. Puntare su cosa? Sì, totalmente. Sulla famiglia, giustamente. Sulle persone che non hanno da poter continuare a vivere. Non ve lo dico perché c'è una gabbia dei matti. Non so cosa dirvi. Sfiduciata? Sì, tantissimo. Io non vado neanche a votare perché mi fanno schifo. E la prima cosa che deve fare il nuovo governo? Tirar via tutti i politici che c'è. Cambiare proprio la classe politica perché proprio destra, sinistra, centro non si può più. Bisogna che fai star bene la gente, bisogna fanno star bene le aziende, perché è ora di finirla, come dice qua in Veneto. Abbassare le tasse e aumentare le pensioni minime. E pensare alla disoccupazione. Politiche del lavoro, quindi. Sì, del lavoro, sì. Quello sì. Pensare al problema del gas e della corrente, che tante fabbriche adesso dovranno anche chiudere se non pensano qualcosa veramente, un tetto in cui questi imprenditori possono andare avanti, se no rimarranno a casa persone e persone, insomma, tutto là. Rispettare quello che ha detto in campagna elettorale. Il gas, energia. Costo dei servizi.
i servizi soprattutto per la gente, perché in questo momento c'è un po' di sofferenza, diciamo un po' tanta. Fra un mese si vota. Secondo lei qual è la prima cosa che dovrà fare il nuovo governo? No comment. Non capisco più niente. Parliamo di Fratelli d'Italia a caccia di consensi in Veneto, dove si candida Adolfo Urso, parlamentare di lungo corso nato proprio a Padova. Sfida alla Lega, alleati nel centrodestra, ma in un certo senso avversari nelle urne. Fratelli d'Italia, infatti, punta a sfruttare il consenso che arriva dai sondaggi e superare addirittura la Lega nei consensi in Veneto. Sarebbe un sorpasso storico, anche se per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Intanto Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza dei programmi chiari e sostenibili. Innanzitutto noi abbiamo un programma da attuare subito e un altro a medio termine, che abbiamo approvato e sottoscritto tutte le forze del centrodestra allargato, a differenza degli altri, perché la sinistra era unita soltanto dal collante del potere dei ministeri. Urso sottolinea la diversità rispetto al centrosinistra, che considera diviso in tre parti dopo la caduta del governo Draghi. Da una parte Calenda e Renzi, dall'altra il PD di Letta, dall'altra ancora il Movimento 5 Stelle. Tre progetti diversi, con leader e programmi diversi. Intanto c'è da pensare ai cittadini. Le prime cose che dobbiamo affrontare sono il costo dell'energia, perché così come è giunto è insopportabile per le imprese e per le famiglie. Quindi tratteremo in Europa, imporremo all'Europa ancora riluttante il tetto del prezzo del gas, che il governo Draghi ha tentato inutilmente di realizzare, ma noi ci riusciremo, per calmierare il mercato. Sulla questione bollette bisogna aiutare i veneti. Nel contempo daremo quei sussidi, quelle assistenza, quei contributi necessari per le imprese maggiormente colpite e per le famiglie, per superare questa fase così grave e difficile che rischia di paralizzare il paese. Quanto al PNRR, la discussione è se si possa modificarlo e ridiscuterlo con l'Europa. E si può farlo, perché il regolamento sui fondi europei prevede che in casi di straordinarietà, e cos'è più di straordinario di una guerra che è avvenuta nel cuore d'Europa e che ha portato a un costo così forte dell'energia, si possa rinegoziare il PNRR, per esempio, per investire più risorse proprio sull'autonomia e la sovranità energetica del paese. L'obiettivo finale di Fratelli d'Italia è portare le risorse sul territorio, e il Veneto, secondo Urso, finora è stato trascurato dal governo. Vediamo ora altre brevi notizie dal territorio. A Marostica va in scena una conferenza su Antonio Canova, del quale ricorrono i 200 anni dalla morte. L'evento si terrà domani alle 20:30 in chiesa parrocchiale a Crosara. In programma una conferenza con l'esperto Mario Guderzo, che parlerà del grande artista e delle sue opere. Festa grande a Mussolente per Renato Favero, laureatosi campione del mondo di ciclismo su pista per la categoria juniores nella specialità del chilometro da fermo in seguimento a squadre nei campionati del mondo a Tel Aviv. A Cittadella scattano gli sfalci d'erba in centro. Domani sarà interdetta all'accesso e alla sosta con rimozione forzata tutta l'area degli spalti in riva ospedale. I lavori di pulizia sono in corso da alcuni giorni nella cittadina murata. Grande festa di fine agosto a Villa Bembo di San Giorgio in Bosco. Torna sabato sera a San Giorgio in Bosco la notte di fine estate nel parco di Villa Bembo. In programma a partire dalle 19 lo street food con un'ampia scelta di cibo di strada, mentre alle 19:30 scatta lo spettacolo con l'artista Clavomatic. Alle 21:30 via libera alla band musicale 5 uomini sulla cassa del morto, ma per tutta la serata sarà possibile visitare la mostra fotografica in barchessa e l'esposizione degli acquerelli della pittrice Nives Stocco. In cartellone anche le visite guidate alla splendida villa del 500, ora sede comunale. L'iniziativa organizzata dal comune di San Giorgio in Bosco chiude gli eventi di agosto con una festa molto apprezzata dalla cittadinanza e da tutto il territorio. Focus questa sera a partire dalle 21:15. Ospiti del nostro direttore saranno Corrado Cortese, Pietro Dalla Libera, Gianni Girotto, Pierpaolo Longo, Gianmarco Lu, Sandro Maculan e Giuseppe Maso. Siamo in chiusura ora di telegiornale, non ci sono altre notizie per questa nostra edizione. Vediamo insieme SMS e a seguire le previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.